È una Pasqua certamente diversa. Il dramma del coronavirus ci segna tutti, chi dal punto di vista fisico e chi dal punto di vista proprio morale, spirituale. È un momento anche di fare alcune riflessioni sulla realtà di Taranto, sui lavoratori di Taranto, su tante situazioni di lavoro negato, di lavoratori calpestati. Vogliamo parlarne con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. E allora Rizzo, partiamo intanto dalla questione ArcelorMittal, numerose battaglie di USB con una proprietà, con un presidente amministratore delegato, la Morselli, che è evidente, mette il profitto e la produzione prima di tutto, calpestando anche il diritto alla salute e il diritto alla vita. Sì, vabbè, un'avvertenza quella con ArcelorMittal, che oramai è partita il primo giorno che ArcelorMittal ha messo piede a Taranto. Via via, più passano i mesi, la condizione in tutta onestà continua a peggiorare, quindi non si vedono neanche spiragli di miglioramento da tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista sanitario, perché lo voglio ricordare, al netto del Covid Taranto soffre delle emissioni inquinanti della grande fabbrica, che purtroppo producono in percentuale addirittura un tasso di mortalità che pare sia superiore rispetto a quello del Covid. E in tutto ciò poi c'è anche la ciliegina sulla torta, no? C'è l'atteggiamento di Arcelor, dispotico da questo punto di vista, quasi teso, come dire, a farsi beffa delle comunità locali, che nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, vede costantemente, come dire, Arcelor ritardare i pagamenti delle fatture già scadute di centinaia di aziende locali, che lo voglio dire in tutta onestà, aziende che hanno già retto il colpo rispetto al 2015 e che oggi non sono più nelle condizioni, nel momento in cui hanno 2-3 milioni di euro di scaduto, di riuscire ad andare incontro alle esigenze e quindi di ottemperare anche a quelli che sono i loro doveri. Il paradosso qual è? Che abbiamo centinaia di lavoratori che in questa Pasqua non sanno se percepiranno lo stipendio sì o no, cioè ad oggi non l'hanno preso. Si faranno Pasqua senza stipendio, stipendi tra l'altro miseri, intorno alle 1000 euro al mese, e tutto perché sono cavie di un gioco che si è venuto a creare tra la proprietà, come dire, che dal mio punto di vista tende a scaricare sulle comunità locali, sui lavoratori locali, sulla cittadinanza in generale, come dire, quelle che sono le proprie carenze. Una multinazionale che fa fatica a pagare 15-20 milioni di euro di fattura, ecco, la dico così, mi sembra una cosa assurda. Rizzo, poi c'è poi la situazione dei lavoratori ex Ilva in AS, sembra così una barca che va alla deriva, abbandonata anche dal governo. Sì, il governo, è chiaro che la politica in generale, il governo, come dire, quasi fa finta che quei lavoratori non esistano, ma lì saremmo noi bravissimi a ricordare che non solo ci siamo, ma si dice in questi casi aspettiamo il primo giorno utile e poi ci andremo a bussare dove sappiamo noi. Stavolta probabilmente, come dire, cambiato anche atteggiamento, perché il dialogo è bello se porta risultati, ma se dall'altra parte c'è qualcuno che ti ascolta ma alla fine poi non prendere in considerazione le proposte che tu fai, cambia registro. Si cambia registro, sì, perché qui nella testa di questi personaggi che sono in politica e che ci governano, loro pensano che dare la cassa integrazione, 800 euro di cassa integrazione, come dire, il lavoratore sta bene. Non è così. Con 800 euro non ci paghiamo anche il mutuo. Sono lavoratori, i lavoratori di Venezia sono lavoratori, tra l'altro, come dire, che hanno una professionalità e competenze eccezionali. Io non credo che esista in Italia un bacino di competenze professionali come quello che ha Ilva in AS, che hanno dato la disponibilità anche a mettersi a disposizione della comunità. Cioè, tra l'altro, come dire, abbiamo fatto una serie di proposte che il governo continua a dire di stare a valutare, in realtà ad oggi nulla di che, però l'avvertenza è aperta e noi la continuiamo fino in fondo. Ci sono poi tanti lavoratori che svolgono la propria attività non solo professionalmente ma con il cuore, interpretando appunto la propria attività come una missione. Mi riferisco ovviamente agli operatori sanitari in senso lato, parlo dei medici, degli infermieri, del personale infermieristico, ma non solo, penso agli OS, penso agli operatori delle mense appunto ospedaliere.
A questi dobbiamo rivolgere il nostro grazie, il nostro pensiero in un momento come questo in cui siamo a Pasqua. Sì, un augurio e un saluto, un ringraziamento a tutti gli operatori del comparto sanità. Diciamo che io in questo momento mi soffermerei a parlare della parte più debole di questa catena, che sono i lavoratori della Sanità Service e i lavoratori in questo momento a Taranto del CUP, che, a cui abbiamo dovuto fornire noi le mascherine, visto che l'azienda non forniva neanche le mascherine, soprattutto gli operatori delle mense ospedaliere. Però quelli che sono a stretto contatto. Sì, sono tutti a stretto contatto, con la differenza che gli operatori delle mense ospedaliere, così come i lavoratori della Sanità Service, ma del CUP in generale, sono lavoratori che prendono poche centinaia di euro di stipendio, che rischiano una vita tutti i giorni, e tra l'altro sono lavoratori che spesso, come capita nelle mense ospedaliere, vengono quasi vengono sfruttati anche nel periodo di crisi dovuta all'emergenza Covid-19. Lavoratori quelli delle mense ospedaliere, che tra l'altro la politica ha quasi dimenticato, però pure qua noi abbiamo già annunciato che pretenderemo dal governatore l'internalizzazione di questi lavoratori, perché questi sono lavoratori che meritano gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori, sono lavoratori che hanno il diritto di percepire uno stipendio decente. Qui parliamo di 500-600 euro al mese, cioè parliamo di queste cifre, gente che rischia la vita dalla mattina alla sera per prendere 500-600 euro al mese. Quindi da questo punto di vista un'assunzione di responsabilità da parte della politica, perché questa storia io credo che alla fine ci debba comunque dare un insegnamento, che è quello che noi stiamo reggendo grazie a questi lavoratori, grazie a gente che è sottopagata, che è sfruttata, che però ci sta mettendo il cuore in tutto quello che sta facendo e permette al sistema sanitario nazionale di rimanere in piedi proprio grazie alla costanza e all'amore che hanno nel proprio lavoro. L'amarezza magari è se quando tutto sarà finito, e auguriamocelo presto, poi magari ci si dimenticherà di questa gente e si dirà: tu hai fatto il tuo dovere, basta. Purtroppo è una caratteristica del sistema italico. Guarda, sì, perché il problema poi alla fine è che la politica è questa, eh? Il tipo di politica che si fa in Italia è questa, una politica che tende a dimenticare troppo facilmente, è una politica che tra l'altro in un momento in cui la sanità pubblica fortunatamente riesce a reggere il colpo, però si smentisce, come dire, quello che si predica da oltre 40 anni in Italia, che il privato è bello e il pubblico invece fa danni. Noi reggiamo oggi in Italia perché il pubblico ha ancora basi solide. Quindi va da sé che una politica corretta incomincerebbe a ragionare in senso opposto rispetto a quello che ha fatto negli ultimi anni, cioè internalizzando tutta una serie di attività e togliendo, come dire, dalle mani di certi personaggi che mirano a fare solo profitto. Sono convinto anch'io che a un certo punto ci presenteranno il biglietto, perché è storia della Repubblica Italiana, le grandi crisi vengono scaricate sempre sui lavoratori. Diciamo che poi sarà compito nostro quello di far capire che noi non siamo più disponibili a pagare nulla, anzi noi crediamo che per uscire da questa condizione a un certo punto meglio sono le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori, più crescono quelli e meglio, come dire, la società riesce ad impattare il duro colpo che sta subendo dal punto di vista economico.